Ah, quando mi martasti avevi 29. E ora invece siete do quanto? Do 1900? 900. No, di che classe siete? Non mi ricordo manco questo momento. C'è un pisto 90, è vero? Così mi dissero che c'è un pisto 90. Ma boh, non vi ricordate. Non interessante che voi sanate e che siete con noi. Perché senza la nostra zia, quando sentiamo tutti con cuore tristi. E vi volevamo sempre, o parliamo con voi. Vero. Mi ringrazio, dai a mia nipote, se Sì. mi spalleggiano. Cavuccia me la dicevo sempre, quando io dimoravo vengo accanto a voi, mi dicevo sempre, quando sono malato non bene, invece sono caio, cavuccia me la. Vengo sempre, vi Bene, vero. portai i dottori. Vero. Ora più tardi c'ero, me la faccio una puntura e vi sentite meglio c'ero. Dai a me la porre come una figlia. Mela quando si indovaccia un morso a casa pensa sempre a voi, non vede l'ora o viene il cane. Che faccio? A mia zia che ora non mi si sente male. A mia zia, eh? È vero, io pure amo bene Ida. Ida vi voce bene, vi vuole bene nel cuore. Sinceramente quando fu malata, tanto, quando fu malata ti ricordi? Sì, che mi ricordo. Venne sempre. E venne sempre. Samela, vi ricordate un marito di Mela, un buonanima, uzzituri? E quant'anni era? Quando morì, vi ricordate? Mi ricordo. E a Maramela andeppe pure un altro dispiacere, il buonanima. E quant'anni era non vi ricordate, no? Buon'anima. Ma pare che ero 29. Do 29. Così mi sembra. Vi ricordate che tempi quando buon'anima, suo marito di Mela, iva curano, eh? Mi va parlando. Era una vita difficile tanto, eh? Si marpetiva tanto che di tempi, eh? Era fraticello vostro. Più tardi sapete come venne o vivono puro. A moglie il Rocco Bonanima, Rocco Mazza, vi ricordate? Il tuo baiano. Esatto, sì. Pure io divenno vi vedono. Perché tutti vi vanno bene, perché dicono, dice, l'unica cosa che non ci restavo a Zamela. E io stamattina, la prima cosa che faccio, signor? Ora vai e ci faccio una visita alla mia zia, ovvio com'è, se dormiu stanotte. Ringrazio, figlio. Quando vieni qua, arriva a Mela, zio Ciccio, che vi assistivano. E più tardi viene Maria. Maria quant'anni è che non mi ricordo, zia Mela? Mario,
Non pare che ero 29. Do 29? Ma più tardi c'era, poi quando viene ci romandiamo a Ida, eh? Sì. Che viene? Certo che viene. Viene tutti i giorni, sta ci venendo. Viene di mattina, di sera. Viene se... che pomeriggio viene. Franco. Che Franco vieni a Milano, che trova, Zamela? Vieni a Milano. Franco quando, e sì, Maria. O Franco e Maria, sì. Quando un tisica dice... a mia nonna dice... è malata, vieni a Milano. E Maurizio puro. Maurizio viene pomeriggio. Maurizio? Sì, la figlia Maria. Poi viene Angelo. Angelo voi ricordate, no? Oh, Maria. Intanto c'è Benito qua. Fino a che non viene Maria che i figli, c'è Benito, Mela, Ozzi Ciccio. Poi stasera viene Turi. Turi venne pure ieri sera. No. Turi, Tarasina. Turi telefonava poco fa. Disse, va a casa da Zemela, disse. Che voglio usaccio com'è. Che vi trovavo all'interno perché c'ero malata. Disse, voglio usaccio com'è, amizia. Allora io venne a cani, mo vai a ci telefono e ci dico che siete meglio. E così viene stasera, con Teresina sempre. Teresina conoscete, sì. Oh, madonna. Ancora senza. Se me la vi ricordate quando non c'era a Vignicella, a Campanaro? A Vigna. Davi a Vignicella, Ma a Vignicella quando... E quando ne usci io? E quando ne usci, così? E quando ne scia ne ma vigna. A scugnavo quando... Quando ne scia io. Ero figliola. A Colomonaco vi ricordate, Zamela? Mi ricordo. Quando non c'era la guerra, a onde chiamavamo di donna Fronzo Romeo, a storta pure, però. Storta. Io mi ricordo sempre, tutti voi mi ricordo, Zamela. Allora prima. Mi ricordo quando stacivo vicino alla villa, vi ricordate? Dei casi dove mi contestaboli. Poi vindi sto stacito in Bassi Cardona. Ah, poi mando Bassi Cardona. Poi sto da società. Da società. E dove pigliaste la cascia di Goro a Goro. Vi ricordate? E a buonanotte mia mamma dove ne trova, vedete? Veniva la fontanera per l'acqua. Io casco se l'acqua perché dice, oggi non ci faccio una visitera. Sempre mi ricordo queste parole. A Mesoro e a Maria. A Maria vuole bene, a buonana mia mamma, Mariuzza, vi ricordate che vuole bene assai? Vuole bene, sì. Poi Maria sentì a Roma, di Concettina, vi ricordate? Maria, sì. Che Concettina tanto si aveva fatto un barricero. A Roma? A Roma. A Villa Lanti, vi ricordate? Villa Lanti. Villa Lanti. Villa Lanti era onde faceva, lavorava Nino. Il vostro ennolo. Come ennolo? Era. Non è a Roma, Nino Zio Tomco. Sì, a Roma è. Io poi vado, volete un saluto. Come lo trovaste quando venne qua? Ho trovato, insomma, un pochettino, l'anno passano, insomma, eh? Devi capire come la via. La vai anche. La vai anche? Chiamare un difficile lavoro, Difficile, sì. A Concettina, a tutti, tutto io assisto, tutte cose.
Malata, no. No, ora è meglio c'ero. E appena c'era meglio, disse vi saluto, Zamero. C'era meglio. Ma ora, sennò, si mise cucina, faccio da mangiare, E non poi ecco brave cede. Bravo. Ora invece andiamo a pensare a sanato voi. E a 231. A 231, vi ricordate, no? Sì. 231. Andava a Sacchi a Roma. Quanti anni andava questo a Roma, Zanetti? Si perde il conto. Andava assai, no? Voi isto a Roma una volta mi trovate? Una volta e c'è una volta. A Campo di Fiori isto a Roma. A Campo di Fiori. E ora cambiare caso, sapete? Sì. Sì. Mo sono vicino a Porta Portesi. Mi pare che ho Ziciccio io una volta, è vero Ziciccio? Ho Ziciccio io, sapa onde stanno. Sapa. O se ci sa faccia a piedi, il Campo di Fiori, fino alla vicino a Porta Portesi, Largo Anzani si chiama. Largo Anzani. Largo Anzano? Sì, a onde sta Cennino ora, sì. Sta in casa. Sì. Nino che faceva, portiere da? O portiere. Sì, un portiere, uffici per tanti anni. Ma ora forse c'è la pensione, io in pensione, no? Io così. Lo 27, perché era. Lo 27? Così mi sembra. Benito non ci sbrigò i documenti tanto. Mm. Vi ricordate? Mi ricordo. Nino mi vuole sempre bene. Bravo, ma lo prego. Peccoro Ianco, chiamavo Peccoro. Come chiamavano, Zanella? Peccoro Ianco. Si dice, deve sentire. Peccoro Ianco, dici. Se andavi a capire anche. Dice a Zanella, così lo chiamavano. E amaro, combattivo, ma andava, sa, passo lì a buona, eh? Sa passo lì è buono. Figli non è passato. Figli non è per tre. Tre. Mimmo, Caterina e Franco. Tre. Caterina è impiegata e i giornali andavano a bello posto. Sì, due giornali. Due giornali. Si sposò con Giorgio. Giorgio Zanella. Giorgio si chiama. Sì, Giorgio. E poi andava due belle figlioli, Adriano e Federico. E Adriano vi mandò una fotografia, va? Ricordate Zanella? Vi mandò una fotografia, eh? Non mi ricordo. No. Vedi che a quel tempo venno e vi trovano, eh? Vi ricordate quando venne Mimmo qua? Mimmo. e Melan ci fece una domanda, vi ricordate? Non ci si sente presta a zita, vi ricordate? Altra pace. Come ci si? A zita si presta, non ci si come c'è? Ah, zitta, si presta. Sì, sì. Ma presto. Ci si ma presto per noi orno. Io non ci si, non maruna, come ci si, non si presta, no, Zanella? Si presta. Altro pace, Mela. Mela ci liberava le parole, vero? Che Mela parla scherzosa, è vero Zanella? Ma vuole bene a tutti, rispetta a tutti. Maravilla. È scherzoso. Scherzo. E Melano befici sempre l'Ittera America. Sempre Ida vi scrivo.
vi feci l'itra a Concettina, a, no a Concettina, a Montagnina Rosa. Ne vedi lontani, io sì. Vabbè, Maria è vicina. Maria sì. Maria Amara c'ana sempre, telefona quando vieni, ma ora che amore c'ana sempre, voi sapete che stamattina c'ana ove vide e dormivo, sapete che disse? Disse, non rispigliamo che sta ci riposando. Stamattina c'ana No. Sì. Disse, se sta ci riposando, nasconciamo, disse a mia mamma, lasciamolo, che stavo dormendo, capisci sto? E allora così, io da pigliavo, c'anavo, aiutò a me a fare il servizio, e poi sentivo, a sì. Gioi, in via Monicelli, sapete che sta succedendo? E poi stasera, disse, canciana, Nuccia, Franco, Maurizio, Angelo e Maria, tutta la famiglia anziana. Tutta la famiglia. Non solo tutta la famiglia, pure i parenti di Maria anzianaro. Angiolina, non so come si chiamano. Angiolina. Anzianaro puro, idi. Ieri anzianaro, stamattina anzianaro. Sì. E Benito è sempre qua con voi. Oh, bello mio, tu? Sì. O cuore mio. Benito sempre, o come chiamavo, Benitero, è vero? Benitero. Sempre vicino. Perché la mamma non me la potte vuol dire, Zamela. Non me la potte vuol dire, almeno mi vuole la mia zia. Faccio finta che sta mia mamma. Morivo giovane tanto, mamma. Giovane morivo. Va ricordata. A quant'anni morivo che io non mi ricordo, Zamela? Manco io. Non mi ricordate. Mi pare che a 65 morivo. 65? 65. Dopo 1961, dopo mesi di gennaio. Da 61 morivo. Sì. Dopo mesi che faceva freddo. Mi portarono i carabinieri che catini le mani. Non mi ricordo. E tanto un escio lo carcere con permesso si interessò a Bonanime e Rocco. Oh, Bonanime. E io vi, ora vi racconto come fu, che mi ricordo, Zamela. Che saccio che a voi vi piace questi discorsi che parliamo da Bonanima, eh? Io ero a Cittanova. Vi ricordate che era Cittanova? Oh, carcere. Allora io facevo, ma io non esco mai al carcere, con Bonanima e Rocco si interessava a un escio, vi ricordate? Poi a un certo punto mi dissero i compagni miei sventurati al carcere, dice Benito, dice domani ne esci. Ma io non ci credeva. No, non credeva a Zamela perché a me mi stavano dando 3 anni di carcere. Stavano dando? 3 anni. Poco cane, per quello smaledetto cane. Quando morivo a Bonanima. Sì. Poi appresso giorno, che succede? Che appresso giorno venne i guardia carcerieri e mi dissero, Benito, pigliati il robbi, dici che ti scarceramo. Ma non era vero, Zamela, erano trucco. Mm-hmm. Quando io calai, mi pigliai la truscia di robbi, come in denescio, i guardia carcerieri mi misero i manetti. Ci so come, ci sto come scarcerate ora. Dice, ti scarceramo a carceri i palmi. Oh, invece non era vero. No. No, perché fuori c'era un buon'anima, il mio frate Rocco, con una macchina che aspettava. Quando... Aspettavo di leva. Ecco, non mi diceva, invece, quello che succedeva. A legge non mi diceva. Che non ci pare che mi schianto. Quando Apone scia fuori, vio a Rocco Bonanima con una macchina con due carabinieri. Mm-hmm. E quando c'è una sopra la macchina, mi dissero i carabinieri, ti scarceravo a palmi. Invece sopra la macchina, un Bonanima e Rocco, tira la cravatta e mi ha mente. C'è sta cravatta perché mi ha mente.
Disse, perché è morta la mamma. Non ti stiamo levando a carcere di palme, ti stiamo levando a casa con un permesso di vita a mamma. E i carabinieri, chi manette le mani, mi portare via San Giuseppe. Da casa di Cardone. Da casa di Cardone. Quando arrivò là, vidi invece tante gente. Vitte a bara, utambuta in mezzo alla casa. A mia mamma morta. E io chi ferro e catine le mani. I carabinieri ci dispiacevo e mi sciogliero i manetti. E mi misero a abbracciare la mamma reda mia. E sto giorno, triste, non mi sperdo mai, l'11 gennaio del 1961, a Reda San Giuseppe ci fu questa disgrazia di mia mamma, che morì giovane. Ora io, mia mamma non l'è più mai coro, e mi vuole la mia zia. Ti ringrazio, figlio, per l'amore e l'affetto. E io, Zamela, ogni tanto vado sempre al cimitero, non ce levi i fiori ceri. Ce levi i fiori a buon'anima, o buon'anima e Rocco, o vostro frato Mariti Mela. Vai, non ci faccio visitare quando posso ire. E così, Zamela, ora lasciamo stare cose tristi e passiamo invece a voi. Voglio sanati e mi siete sempre che i vostri figli, chi li sono lontani, ma vi scrivono. Camela Mara vi scrive sempre i litteri. Sì, sì. Vi faccio i litteri. In verità. E la calligrafia di Mela, a lei non la capiscono bene. È vero, Zamela? È vero. E sono contento che c'ho il ciccio puro, che voi faccio friddicero. Freschia voi. Freschia voi. E io non vivo loro dove vivo assettata. A tavola e non ti facciamo due cosciere come una volta. Vi ricordate quando venivo e mi dicevo, Benito, che buono, mangiaste un buono po' che c'è di formaggio, un bicchiere di vino voi. Vi ricordate quando mi dicevo tutte le cose? E mi piacciono che le cose una volta, Zamela. Ora, che il giovanotto, Amaro Antoni, sta girando un filmino, che poi lo mandiamo all'Argentina, ci mandiamo pure a Concettina, a Roma. Dei avere. Sì, e indivirono. A mia, a voi, o Ciccio. È come lo stesso che vivono le persone. Sì. È verità. Ora un altro morzariero vi chiamo a Mela. Dai. Sì. In gruppo. Davide i gruppi, se Due stomaco. Due stomaco. I nervi. I nervi. I nervi. Dai i nervi, lo stomaco. I nervi, Zamela. E vi dite che ora vi facciamo una curiceta, E vi ripigliate, che l'altro giorno stavo più male, Zamela. L'altro giorno, quando bevitti, schiantai. E sapete come vino bevite il capuro? Parmina. Ah, sapete Parmina? Sì. Siamo vicino in casa. Sì, e voi siete vicino, vicino alla casa sua abitate. Sì. Poi c'è pure Nuzza. Nuzza, conoscete chi è che sta cercavando di voi? Nuzza. Poi vennero e vedono pure Tita. Venne la moglie di Marcello. Vinne Franchicero, il Marcello, i Tita, no? Vinne Mimmo, vinne Claudia, a sori Marcello, a figlia Tita. La famiglia di Tita vinnero tutti. Anzi, l'altra sera, accompagnare a Maria Gioi pure. Pure? Sì. Tita disse, accompagniamo a Maria, forse non ci fanno compagnia. E giro fino a gioca, ma che ne so, mi accompagna. Sì. E la famiglia, i Tita, i suoi figli fanno tanto conti voi.
A st- ora, a sto minuto non c'è che qualcuno andava a freve e si sentono un po' che c'ero male, che facessero un danno a freddori, eh? Ma è più tardi venno, eh? Poi c'è Alda, mia moglie. Alda. A poi c'è sti, un mio figlio Tony. Salvatore. Un mio figlio. E tutti... Due da figli tuoi. Becchiazza mela, io sono becchiarero puro, dai cinque. Cinque? Dai cinque, sogno nonno, un becchiai. I capi di me stanno diventando zamela come... come Nini Roma, Yankee. Mamma mia. Zamela, un becchiai. Ma si dice meglio ricchi di sangue, non davi, è vero Zamela? Vero, e l'anno passano. L'anno passano. Io sono della classe del 38, Zamela. Il 38, sì. Sì. Con Maria ne passiamo 2 anni. Maria è do 97. Oh. Maria è este do 40 o no? No. Do 36 allora. 2 anni ti passiamo. Con Maria? Sì. Mele quanti anni è? Non tanto. Non sai, non vi ricordate, no? Non mi ricordo. E amara mela. Vace veni, vace veni, vace veni. Ma amare c'è la mia. Manco una figlia. L'altra sera mela, l'altra notte, venne ai 4, come trovo. Venne. E 4 della mattina, la notte, sì. La notte. Ozzi ciccio pure amaro, che faccio pure io il sacrificio. Ozzi ciccio, che volete, non dorme perché in ciparo non vi sentite male. E gli è sempre cane, né? Quanto volte venne io qua sempre a seggia a cane. Qua a seggia, Zamela, notte e giorno trovai. Sempre, la giustizia, dico, i cose giuste. Zamela, siete in delle buone mani. E non dobbiamo fra noi. È vero, Zamela. Vi lancio il cuore di Gesù, vedete, che io prego. Ah, un'altra cosa volevo vi dico, Zamela. Sì. Vi dico sinceramente, io prego sempre per voi. Ma prego non è che sto io dicendo per avanzare o per dire come faccio bello. Vi prego, e Dio sape. Il cuore di Gesù sape. Ringrazio. Sapete, ecco, prego sempre. L'amore da fede. Prego sempre, o Signore, a Madonnina, a Immacolata, a Santo Rocco, a Sant'Antonio, tutti i santi prego per voi. Cominciando do Signore, do cuore di Gesù, per tutti i santi, io faccio la grazia per voi sanati. Perché sanando voi mi sanò il cuore mio, sana la mamma reda mia. Guarda che... Quando andiamo alla età? Sì, Zamela, la età non c'è, però dalle persone che sono più grandi voi. E uno andava a lottare nella vita. Non ha non 5 anni, uno andava a lottare fino a che poteva stare unito a vivere i suoi nipoti, i suoi figli. Uno non voleva, volete mi vedete i vostri figli? Non voglio mi vedere, penso tu. Ora una trappenice tagliamo e chiamiamo a mela. Così viene il cane e vi faccio tutto quello che volete. Sì, come viene? Sì. Anzi, ora una trappenice e la chiamiamo. Volete, ma chiamo a mela. Ma chiamo. Dai i nervi allo stomaco. I nervi allo stomaco, sì. Vi sentite nervosa, no? No, mi sento un gruppo qua. E un po' che c'ero i cosa, e che vi pigliate? Io mi davo sempre acetrosolina, vi ricordavo.
per rigiadire? No. No. Va buono. Allora, Samele, io vai e vi chiamo, vi chiamo a Mele, parlammo, chiacchieriamolo poco, e sto filmino lo mandiamo all'Argentina, come si chiama, che io non mi ricordo. Come si chiama qui? L'Argentina come ha chiamato? A Buenos Aires, come? Buenos Aires. A Buenos Aires, sì, sì, sì. E poi a Concettina ci mandiamo un filmino puro. Buenos Aires. Ah sì, come? Voi vi ricordate meglio mia, Zamela? Buenos Aires. Aires. Mi ricordo che una volta facesto vinne Montagnina, no? Concettina vinne puro. No, Concettina Rosa. Vi ricordate a Rosa quando la levò a Riccio? Con la macchina. Non ci sbrighi i documenti, vi ricordate? Non mi ricordo. Lo stesso che levava una sora mia, una, Lo sapete che c'è stata sempre una stima che io voglio sempre bene. Vero. C'è Tony. Tutto quello che appartiene alla mezzia, pure i gadini, vuoce bene. Mi ringrazio. Perché la mezzia merita, e ho mezzo ciccio pure. Giusto? Allora, Zamela, ora facciamo i saluti, E così vai a chiamare Mela. Così viene qua, E vi porta la pastinetta, quello che avete bisogno. Uzzi ciccio, non me lo pare che senti io, è l'assettato, uzzi ciccio, dai. Lo vedete onde? No, o fuoco cielo. Allora, io spero di questa intervista che ho fatto, spero che, diciamo, questo filmato per ricordo di mia zia, che mia zia per me è come una vera mamma, come una cara mamma, spero che non mi dimenticai a qualcuno. Se mi dimenticai a qualcuno, mi dovete scusare, perché non è che mi possa avere il cervello elettronico. Io parlai di Mela, parlai di figli Maria, di Maria, di... Come si consono tenere quei cavalli? Ora ci pensiamo noi per passo, non c'è Mela, non vi preoccupate. Quindi andavi di pinnoleri? Hai i pinnoli di nervi. Ah, di nervi. E allora ora vediamo una pinnoleta? Che volete? No, ma meglio prima mangiate qualcosa. Prima mangiate a stomaco vacante, no, Zamela. A stomaco vacante che dovete rigidire, che non avete niente. Prima mangiate e poi una pinnoleta. Pinnoleta di nervi. Di nervi, sì, sì. Pinnoleta di nervi. Ma appena mi piglio, si scioglie. Ah, si scioglie. Ah, si scioglie prima, vi sentite meglio, c'era. Se chiesto sui pinnoleri che vi ordina Rivoli, o meno con vostri famiglia. Amaro Rigole viene sempre, non avete dimenticato, vi dico, il dottore Rigole viene con la sua moglie, che trovano sempre. Sì, venne Anita quando venne. Sì, Anita. Una volta un mese venne. Sì, tanto è vero che il compagno io mi pigliò a casa, e portai, sì. O dottore Lavorente, tutti, o dottore Calabrò. Ora, Samela. Non salutero, ci facciamo a Rosa, non saluto, che finimmo, che vai a chiamarmi. Non saluto a Rosa e mandateci una sola parola, la santa benedizione per tutti i figli vostri, come desidero. Mandateci la santa benedizione per chi di Roma, per Concettina, per Rosa, Montagnina, per Maria, per tutti i famigli. Amara Rosanella mia, ancora giovane. E gli pregano sempre per voi. La mala salute la convince. No, ma gli ora stanno buoni, non vi preoccupate, non dovete sanare uzza mela, che gli se la passano buoni. Non vi preoccupate, sono giovani, lavorano. Giovane, no. Sono giovane uzza mela. Montagnina se la passa buona pure. Allora, salutiamo di nuovamente e finiamo. Allora, salutiamo. Cominciamo con un saluto di Concettina, che vi vuole tanto bene.
un saluto per Nino di Roma, giusto? Nino Zito, un saluto per Franco di Nino Zito, per Mimmo di Nino Zito, Caterina, Federico, Adriano, tutta la famiglia, giusto? E questo filmato vedono pure io. Buono. Sono Caterina, Mimmo e Franco, poi c'è Nino e poi ci sono i due nipotini, Federico, Adriano, tutta la famiglia romana. Poi facciamo un saluto per l'Argentina, giusto? L'Argentina c'è Concettina, c'è ste Montagnina, con tutti i loro figli, i loro mariti, i zii, tutti quanti. Ci facciamo un saluto. All'Argentina. All'Argentina. Sto saluto non è dedicato a Benito, è dedicato, Cazzamela non, sa, non parla sa che si sente male, e sti saluti manda Benito da parte di Cazzamela per tutta la famiglia all'Argentina, giusto? Giusto. Ci è data la santa benedizione per tutte, vero Cazzamela? Allora no. Poi passiamo a famiglia i cosi, Maria. Un saluto per Angelo, capofamiglia, patrone di casa. Un saluto per Maurizio, figlio Maria. Per Franco. Franco. E per Nuccia. Nuccia, lo sapete che è deppio un bello figliolo, avete anche un nipotino. Un saluto per suo marito, che mi era dimenticato parlare di un marito di cosa, di Nuccia. È un bravo figliolo, che si vanno bene, tutte cose, un saluto per tutta la famiglia. Per i parenti e Maria, non è che mi posso ricordare a tutti, per tutti i parenti di Maria, giusto? Angiolina, i figli di Angiolina, la signora Angiolina. E passiamo ai saluti di Gioia Tauro. Ora passiamo pure ai saluti di Tita. Tita, ci dà i saluti per Tita, per Franco, Mimmo. Certo non ci vorrei, come ricordo tutti, a parentela lunga che non è facile. Comunque per tutte quante, per Marcello, Nini, per Claudia. Insomma per tutta la famiglia di Tita, giusto? E un saluto anche per amaro Angelo Romanelli, che è malato ospedale, sapete? Un patritite. Sì, amaro Cristiano. Sì, un patritite è malato. È malato. È malato. Un saluto per di mie figlie pure, giusto? Maria Pia, Loredana, Antoni, Salvatori e nipotete pure. I miei Enneri, Salvatori, l'altro Ennero di San Martino, tutti quanti, un saluto, ci uramo pure a Ida, giusto? A uso che ci urate voi questo saluto, non io. Come uno un potito parlate, parlo io, è giusto Zamela? Poi passiamo a Ozziciccio, un saluto a Ozziciccio, che amaro è sempre cogliano vostro, notte e giorno, o vi veglia se vi sentite male e tutte cose. Un saluto caro, al momento esterà, non mi pare che fuori, esterà da seggi. E poi un saluto dalla mia famiglia, tutti quanti. Ora passiamo a un saluto di Mela. Mela è quella che vi sta a fianco, che vi dice tutto. Come una figlia. Ecco, ecco, è definita come una vera figlia, come una vera, perché figlia. L'altro giorno, Zamela, c'era un medico che a voi non vi faceva fame, un dottore lavorando notò una cosa, che vi izzò come una mamma, vi mise a tazza di latte in da ucca e va a fici in bevire con un po' di forza, o vi bevite o vi nutrite perché era un terra. E me l'avevi pigliato di cuore come proprio una mamma. Se gli era un'altra, non faceva quello che fece. No, no. Me la ci sono sempre buone valenze. Perché.
Fusto, vi ricordate che fusto uno giorno, due giorni, piccole malecore, diciamo, ida ciangiva. Ciangiva cavolo ve ne cani. E vo puro. Io ciangivo puro. Ciangivo tutti e due, ciangivo. Ida è una parte, poi intervenivo tu, e Benito, io, e vince l'amicizia, perché erano piccole malecore. Ida vi vuole bene, vi vuole bene nel cuore. Giusto, Zamela? Vero. E Mela vi dà un saluto affettuoso, come una mamma, in una maniera che non si dimentica mai. Ora l'ultimo vi saluto io. Benito, che sogno qua, che stai parlando continuatamente. Benito mio. E a mezza Mela ci voglio dare un bacetto per parti di Concettina, che mi sa ieri sera, baci mamma e mamma. E poi un altro bacetto vedo io, che sogno vostro nipote e che sogno affezionista e che voglio sempre bene. È bravo il cielo allora. Sì, è bravo il cielo, zia Mela. E disse, danci un bacetto a mia mamma, come se fosse che io sogni presenza. Ma il cielo mio. E così vi portai i saluti a vostra figlia, e tutti, e tutta la famiglia di Roma. I Nino, che decide che andavi a capire anche. È amaro, che volete, però porto una famiglia avanti onestamente, mi si è posto. Mimmo, vi ricordate che ogni tanto vai a trovare, come chiamano, evangelisti? Evangelisti. Però è un bravo ragazzo, tutto è bene. Mimmo. Mimmo, sì, vi ricordate Mimmo, sì. Che l'altro come si chiama? Franco. Mimmo Franco. Mamma Mimmo Franco. Esatto. Tutta la famiglia completa. Allora, Zamela, io vi do un altro bacetto e vi vogliamo tutte bene, Grazie. Va bene? Ora faccio. Faccio un tono, se vuole solo secondo, devi di qua, Non c'è bisogno. Antonio che indeficcate alle telecamera, lo ringraziamo, perché grazie a Iro che indeficci ste riprese, ringraziamo a tutti, a sua mamma, che andava a mamma che è bontatosa, una femmina come voi, Santa Reda, tutte cose, Chiedo che faccia la telecamera, si chiama Antonio. Vabbè. Zamela, ti vediamo più tardi, cero. Va buono, Zamela. Ciao, Zamela, ciao. Ciao, Zamela, ciao.